Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Guardi, è giusto che il governo faccia i suoi controlli, comunque questo sospetto di speculazione sui prezzi, se noi guardiamo ai prezzi medi Italia, è assolutamente infondato. I prezzi industriali, cioè al netto di accisa e IVA, che praticavamo mediamente in Italia nella seconda metà di dicembre, sono esattamente quelli che abbiamo in questi giorni, sia sulla benzina che sul gasolio. L'aumento alla pompa per questo periodo di tempo è dovuto essenzialmente al riassorbimento dello sconto di accisa, quindi su questo noi siamo tranquillissimi, non c'è nessuna speculazione, c'è un aumento dell'imposta e dell'IVA sull'imposta. Però qualche distributore, diciamo, ha aumentato più dei 18, mi pare 19 centesimi che corrispondeva al taglio. Guardi, o no? Noi in Italia abbiamo 21.000 distributori, quindi andare a cercare il singolo prezzo, io non escludo che possano esserci stati prezzi, un prezzo particolarmente elevato, forzature della situazione, eccetera. Però ecco, li vedete qua, non sono i prezzi di cui si parla sui giornali, 2,5 euro, eccetera. Quindi io guardo la media Italia, perché così e solamente così possiamo fare un'analisi, e la media Italia è più bassa dei prezzi industriali, a livello industriale, dicevo, prezzo industriale, è più bassa della media europea di 3-4 centesimi, cioè noi in Italia abbiamo una situazione favorevole. Gasolio d'Italia a livello industriale costa 15 centesimi in meno al litro che in Germania, cioè questi sono i dati, quindi la questione speculazione non esiste, giusto che il governo controlli situazioni singole, sporadiche, eccetera, possono esistere. È evidente che in questo caso devono stare molto attenti i consumatori, che devono fare il loro mestiere, devono cercare i distributori più convenienti, devono cercare le modalità di rifornimento più convenienti, self rispetto al servito, devono evitare solamente prezzi eccessivamente bassi, perché prezzi eccessivamente bassi rispetto alla propria area di rifornimento, cioè rispetto agli altri distributori, sono molto spesso frutto di illegalità. Illegalità fiscali, alterazione del prodotto che è molto pericoloso per i motori, oppure certo, minore erogazione del prodotto, come spesso la Guardia di Finanza accerta. Quindi, facendo attenzione ai prezzi eccessivamente bassi, che sicuramente portano altri tipi di rischi, il consumatore può decidere. Noi abbiamo il doppio dei punti vendita del resto d'Europa, quindi c'è un'ampissima scelta, e questo selezionerà i prezzi sostanzialmente. Allora aspetti, vedete, perché c'è Massimiliano Lenzi, vuole farle una domanda. No, prego. Spinaci, volevo chiederle, ma lei che intende per prezzi eccessivamente bassi? Perché la preoccupazione degli italiani è sul rialzo del costo della benzina. Cioè, ci dia una cifra per eccessivamente basso. Quant'è? 1,7 è eccessivamente basso? No, è un prezzo di mercato. No, quant'è secondo lei eccessivo? 30 centesimi di sconto rispetto alla media di mercato, cioè se io avessi mediamente nella mia area di mercato, dove appunto tutti hanno le stesse tipi di costi dal punto di vista della logistica, per esempio a 1,8, prezzi che vanno intorno all'1,6, 1,5, 1,6 sono, diciamo, potenziali fonti di rischio, perché non ci sono il margine lordo. Quindi lei sta diciamo a 20-30 centesimi. E il suo è anche un messaggio alla Guardia di Finanza che vada a controllare anche chi ha i prezzi troppo bassi. Questo mi sembra di capire. Guardi che è stato fatto in passato, e la Guardia di Finanza ha rilevato irregolarità importantissime. Sì, però oggi i problemi sono i rincari, Presidente. Sono due questioni diverse. Io dicevo, il consumatore giustamente deve fare attenzione, distinguere tra i prezzi più convenienti, le modalità di acquisto più convenienti, con questa cautela di non approvvigionarsi su quelli che sembrano particolarmente convenienti, perché potrebbe rischiare di utilizzare poi carburante adulterato, sì, derivante da frodi fiscali, oppure potrebbe avere una erogazione minore, perché noi non vediamo quello che viene erogato, quindi se non c'è una totale affidabilità
L'erogatore non è esattamente quello che compare, l'erogazione non è esattamente quella che compare sul distributore, e evidentemente c'è una frode dietro. Senta, quindi i prezzi eccessivi. Io facevo solo un warning, un'attenzione al consumatore ai prezzi eccessivamente, ma siccome i punti vendita ce ne sono tantissimi, è evidente che c'è un'assoluta possibilità di scelta. Lo sa che i consumatori, no, hanno anche ipotizzato degli accordi di cartello tra le compagnie? Ma guardi, su questo è stato fatto, sono stati fatti negli ultimi 20 anni, credo, 10 accertamenti, decine di accertamenti da parte dell'antitrust, da parte delle procure, eccetera, non è mai emerso niente. Ma oggi è particolarmente anacronistico. Oggi sul mercato italiano questo poteva avere un senso, il sospetto poteva avere un senso 20 anni fa, quando 4, 5, 6 società petrolifere controllavano l'80-90% del mercato. Oggi abbiamo migliaia di operatori in Italia, 270 marchi diversi, quindi mettere d'accordo sotto forma di cartello 270 marchi è assolutamente impossibile. Il prodotto può essere acquistato da raffinerie italiane o importato, quindi oggi è veramente anacronistica l'accusa di cartello, perché c'è un mercato assolutamente libero, assolutamente frammentato, e quindi questo tipo di accordo è tecnicamente impossibile. Chiaro. Oggi. Non so se qualcuno dei nostri ospiti vuole chiedere qualcosa ancora a Spinaci, se no lo ringraziamo e lo salutiamo. C'è qualcosa? No. Presidente, grazie, così ci ha chiarito almeno dal vostro punto di vista qual è la situazione. Mi pare di aver capito dalle parole di Spinaci che insomma il vero problema sono le accise in Italia, se no i carburanti costerebbero come in altri paesi europei. Questo mi pare di aver capito, diciamo, in maniera cristallina. Allora, grazie ancora a Claudio Spinaci, vado però dal